Bella a tutti ragazzi, sono Luke, siamo su Far Cry 4 e raga, appena finisco Far Cry, perché probabilmente finirò prima Far Cry di Batman, bah, no, dai, allora seriamente, arriverà The Walking Dead, arriverà The Walking Dead, la stagione 1, poi farò anche la stagione 2. E poi una serie così a cazzo, poi vedrò quale fare comunque. Comunque preparatevi, ve lo dico perché arriverà Walking Dead. Scusi, Far Cry? Oh, 1 minuto e mezzo di caricamenti, minchia. E lagga un macello. Appena fatto una patch e lagga. Cosa devo fare? Ecco, tutto fatto. Avrebbero distrutto Utkarsh se non fosse stato per noi. Per noi. Occupati di tutti i tuoi affari inconclusi. Dopo avrò bisogno della tua attenzione totale. Cosa? Questi li faccio fuori così. Coglioni! Come sprecare una granata? Io ho visto una piantina. Ma devo salire, non ci sbatti. Allora, dove devo andare? Da Mita. Ok. Quindi andiamo qua e poi ci troviamo da Mita. Ok, raga, ci siamo. Corri, agile, cazzarola. Ma che cazzo di giro ho fatto? Aspettate, potremmo andare di qua. Cosa stai? Buggatissimo i salti. Mamma mia, che lag mostruoso. Ciao, Mita. Mita. Okay. Dove sono tutti? Sono al Kalesh. Siamo pronti all'ultimo assalto. Cosa? Ci siamo, tutto per tutto. Pagan? Sabal sta dividendo il sentiero d'oro. Mette a rischio il nostro futuro, Ajay. È ora di finirla. Mi stai chiedendo di... Ti sto dicendo di ucciderlo. Sto usando delle parole ben precise, Ajay. Perché non lo fai te, Non scusa? lasciare che se la cavi così. E poi, pensi che accetterebbe il fatto che l'hai tradito prendendo le mie parti? No. Sabal deve morire per forza. Ajay, Pagan? Vabbè. sta attento. Il sentiero d'oro ha bisogno di te. Mi servi. Lo dici tutte le volte. Vai tranquilla che c'ho il respawn. Allora, dovevi andare a uccidere Sabal? No. Dai, ma povero Sabal. Uccidi Sabal, ma no! Ma povero Crick, vabbè. Andiamo a uccidere Sabal. Ragazzi, oggi vi spiego come uccidere Sabal. Beh, se il video non durerà tanto, non taglio il pezzo dove guido. Si minchia, ma... Oh! Dai, da qui mi sembra di vedere le tue sopracciglia aggrottate. Cosa vuoi, Pagan? Che modi. Chiamo solo per sentire come stai. Ho sentito che i tuoi amici stanno avendo una scaramuccia. Oh, deve essere difficile per te trovarti in mezzo. Le scelte sono difficili. Credimi, ci sono passato. A dirla tutta dovresti essermi grato per le scelte che ho fatto. Scelte come Yuma. Sono andato in televisione per servirtela. Io odio la televisione. La Merda, radio mi si addice molto di più. E tu ti sei fiondato sull'opportunità. Povera Yuma, ci mancherà. È stato difficile, ma ho scelto te invece di lei.
Ma è stata la scelta giusta. Vedrai. Lo so, vai di corsa. Hai cose da fare, roba da distruggere. Ti lascio andare. Ma non dimenticare. Le scelte hanno delle conseguenze. Effettivamente non credo di dover uccidere Sabal, però. Oh merda, stai giù. Sto solo raccogliendo le mie piantine di marijuana. Cos'è sto rumore? Vai via! Vai via! Immediatamente! Okay. Voglio che tu sappia che non è una decisione presa alla lettera. Sabal non abbandonerà mai le sue idee. E lo lasciamo vivere. Prima o poi darà vita a un altro gruppo di ribelli. Ucciderlo ci permetterà di unire il sentiero d'oro. Evitando una scimmia del cazzo. Dopo quella con Pagan. Ti levi. È la cosa migliore per il Kirat. Quando sarà il momento, premi il grilletto. Sono sicura che farai la cosa giusta. Ancora questa radio. Allora, fatemi pigliare un'altra piantina, perché raga, mi sono dimenticato di farle. Di farle siringhe, sono un coglione. Quello era un avamposto. Scusi. Ma non l'ho ucciso! Che palle, ma non ci sono andato addosso. Dove devo andare? Lì? Oh merda! Oh no! Ah, credo fossero rinoceronti. Mulcas. Uccidi Sabal. Ok. Mi sento molto un mongolo. Uccidi Sabal. Efi. La storia del Efi è... Solo chi mi conosce lo sa. Però vabbè. Era un nostro compagno di classe. Pesce! Razione eroina, ecco, quella che si pigliava pesce tutte le mattine. Aspetta. Ok. Preghiamo e andiamo a uccidere. Povero Sabal. Ehi Sabal, ti devo parlare. Ti ha mandato lei? O ti sei offerto? Cosa credi di fare? Stai insozzando l'eredità di tuo padre. Congratulazioni. Tutte le sue battaglie sono state inutili grazie a te. Grazie. Volevo dire. La cosa più triste, fratello, è che hai consegnato tutto ad Amita. Ad Amita! Credi possa salvare il Kirat? Come? Piantagioni di droga a perdita d'occhio? Riti per impedire i suicidi nelle città dove uomini, donne e bambini sono liberi di essere poveri? Una terra di pari opportunità dove tutti sono schiavi. Ti sembra il paese dove tua madre voleva che spargessi le sue ceneri? Dai, non mi far pentire. Quindi cosa farai, fratello? No, io non lo uccido. Ma poi perché c'è anche lì? Io non lo uccido. Vai. Vado, fratello. Vado. Sì, ma c'è un fucile in mezzo ai coglioni. Vabbè, non importa. Cioè, non mandava di ucciderlo adesso. Va bene tutto, però. Non fare. Eccola. Sono occupato di Sabal. Non ci posso... Mi spiace, Ajay. Doveva essere fatto. Ma non per questo è stato facile, vero? Ma non gli ho sparato. Ok,
Avremo tempo di pensarci. Ora invece abbiamo un paese da salvare. Ma no. Oh Gesù, no. No, ma che palle. Allora. Raga, in questa puntata, dato che siamo a 13 minuti, vado a pigliare la torre. E poi stoppo il video e nella prossima puntata facciamo una missione al Sentiero d'Oro. Non so come fa la gente a dire che ce n'è di meglio addirittura. Quest'anno non è uscito un cazzo, minchia, hanno chiuso. Fermi. No. Un momento, raga. Che cazzo. Ma che cosa? Cosa? Ma vieni qua, te. Perché la luce di Pagan illuminerà il cammino verso la vittoria e porterà la pace nel Kirarat. Che la luce di Pagan. Coglione. Ci hai sperato, Ma come fai a non arrivarci? Ma già sei un deficiente, Sopra di così non posso andare. Segue un annuncio del Ministero degli Affari Pubblici e dell'Armonia Sociale. Vabbè, raga. Abbandonare il Kira è peccato imperdonabile. I disertori dell'Armata Reale verranno fucilati. Dimmi sta stronzata. Dovevo passare qua sotto. Devo passare qua sotto. Ma come cazzo potevo arrivarci io che dovevo andare qui? Beh, sali, va, che già sta laggando un macello. Ma cerchiamo di non morire perché. Mi sono confuso con Batman. Va a cagare. Perché con Batman ci si accovaccia con RT. Vaffanculo, va. Non giocate mai due giochi insieme perché succedono queste stronze. La chiave fissa. Mitz. Oh, minchia, alleluia. Stai un po' zitta, te e i tuoi amici. Vaffanculo, che ci ho messo 3 ore. Non era neanche difficile la torre da scalare, semplicemente. Vabbè, ho visto uno che rotolava. Oh, che carini i maiali. Cosa sta facendo quello? Vabbè. Mancano due torri.
Una la faccio da senza registrare e questa la faccio con voi perché vi voglio bene. E ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Bella a tutti.